Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere un pochettino come funziona il mio metodo Timing per Bassisti 1 e le migliorie che sono andato ad inserirci. Allora, innanzitutto, dove troviamo Timing per Bassisti 1? È un ebook interattivo, lo troviamo sul mio sito, ad esempio, o anche in altri digital store. Mio sito Carlo Chirio, www.carlochirio.com. Qua sopra troverai la possibilità di acquistarlo mettendo tra l'altro codice Timing 1. Potrai spendere solo 10 euro più IVA anziché 15. Questa è la versione consultabile online, cioè tu puoi scaricare tutti i PDF e vedremo anche gli audio. Però per utilizzare il metodo puoi usarlo senza dover scaricare niente, utilizzando qualunque browser. Io ad esempio sto usando qua adesso Chrome, anche su tablet, da qualunque parte si vede anche molto bene. C'è anche la possibilità di averlo quello in EPUB scaricabile. Trovi poi tutte le informazioni qua sotto, se preferisci. Cosa ti troverai una volta che lo hai acquistato? Questa pagina qua, in cui potrai andare appunto a scorrere le varie cose. Tra l'altro c'è anche l'indice che ho messo nuovo con i 5 time, che poi non sono in realtà 5, sono su 5 time, cioè 5 groove. Ogni groove è stato Ho fatto altri 5 groove, quindi questo poi lo vediamo dopo quando lo scorriamo. Una cosa che ho messo nuova è scarica c'era già le partiture, scarica gli audio, quindi tu avrai una pagina in cui potrai andarti a scaricare tutti i 40 MP3 di tutti gli esercizi. Questo perché mi è stato richiesto e segnalato per come cosa comoda, in effetti era una cosa che utilizzo anch'io. Posso prendermi l'audio, lo carico su una DAW, quindi su Logic o su Audacity, e poi posso rallentarlo, accelerarlo, oppure ancora meglio, posso suonarci sopra, registrare il mio basso e poi andare a vedere in griglia se sono andato a tempo, i punti in cui posso migliorare e così via. Quindi per lo studio io trovo che sia una risorsa fantastica questa, e quindi da qua potrai semplicemente con un clic andarti a scaricare tutte le basi audio. Poi, vediamo un pochettino cosa ti trovi. Tu, una volta partito con un time, quindi ad esempio questo è il time 5, subito devi imparare le note e il ritmo dei 5 groove costruiti su un giro armonico. Puoi vedere il video in cui vado a spiegare sia le posizioni che il ritmo, eccetera, per poterlo suonare agilmente. Poi sono groove tutti abbastanza facili. Quello che diventa poi difficile man mano che vanno avanti i livelli, sono gli accompagnamenti sotto delle batterie, che vanno sempre più a o rarefarsi, oppure scomparire addirittura del tutto, oppure darti degli accenti che possono fuorviarti, e quindi noi dobbiamo essere bravi a continuare ad andare bene a tempo, a ritmo. La prima cosa è la lettura ritmica, quindi per ogni time c'è degli esercizi di lettura ritmica da fare, o con delle ghost note, o con una nota, oppure battendo le mani sul tavolo con una matita. C'è sempre l'audio, in modo che tu comunque sei sempre accompagnato, non sei mai da solo che non sai se stai facendo giusto o sbagliato. Dopo partono i 5 livelli, quindi noi abbiamo questi groove, 5 groove che abbiamo studiato, si vanno a ripetere sotto 5 livelli più 2 bonus. Però cosa cambia? Cambia sotto la batteria, questo che ti trovi qua sotto, e quando spariscono gli strumenti, perché ci sono sempre 4 giri per ogni riga, 2 giri con tutti gli strumenti, anche con il basso, 2 giri sparisce tutto e c'è solo più un accompagnamento ritmico che, salendo di livello, vedi, diventa sempre più difficile. Vedi, questo qua c'è una batteria già sotto complessa, qua sotto ho tutti i sedicesimi, qua ho alcuni sedicesimi spaiati e qua ne ho ancora di meno. Se no, c'è il bonus che ti trovi qua in due versioni, una un po' più musicale con alcuni strumenti che riempiono e l'altra invece con 2 giri suonati e 2 giri completamente vuoti. Quindi tu dovrai continuare ad andare a tempo, e quando hai finito 2 giri e passi alla riga successiva, se non sei perfettamente a tempo, avrai uno scarto. E qua vediamo il punto in cui possiamo migliorare appunto e sviluppare, potenziare il nostro batterista interiore. Quindi
Andiamo magari a suonarcene uno, così ce lo suoniamo insieme e vediamo un attimo come te la cavi, come ce la caviamo anche io, perché poi basta distrarsi un attimo ed è facile sbagliarsi e perdersi. Quindi facciamo partire l'audio. Stoppiamo qua, se no faccio i video troppo lunghi. Allora stoppiamo qua. Benissimo, sei riuscito? Ti era facile? Ti era difficile? Come ti sei trovato? Scrivimelo qua sotto nei commenti.
Questa chiaramente è solo una piccola parte. Tra l'altro, tutti gli strumenti li ho registrati io, a parte le batterie che sono programmate, e sono veramente musicali, perché in effetti anche questo riff qua, questi suoni qua, anche il violoncello sotto, te li trovi ad esempio nel mio scusami, nel mio EP che ho registrato. Se vai a cercare su Spotify, I Love My Bass and You, Carlo Chirio, ad esempio, se metti A Cello in the Sky, il riff di base è questo. È più veloce, però ha gli stessi suoni poi dentro. Poi va da un'altra parte. Bene, spero che questo video ti sia stato utile mentre faccio scorrere il mio album sotto. Comunque vallo ad ascoltare su Spotify. Invece il metodo lo trovi qua sopra sul mio sito. Spero di esserti stato in qualche modo utile, che ti interessi questo lavoro che ho fatto. E noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie ancora. Ciao, a presto, Carlo.